Per il terzo anno consecutivo il Napoli tornerà in Abruzzo per la seconda parte della preparazione estiva. Il quartier generale degli Azzurri sarà sempre Castel di Sangro, ma saranno coinvolti anche altri comuni dell'Alto Sangro come Roccaraso e Rivisondoli. Annunciata la presenza di migliaia di tifosi partenopei, anche perché se i primi due ritiri sono stati pesantemente condizionati dall'emergenza sanitaria, ora ci sarà una situazione completamente diversa. Il ritiro sarà dal 23 luglio al 6 agosto, programmate tre o quattro amichevoli contro formazioni europee. Nel corso della conferenza stampa, presenti per il Napoli il patron De Laurentiis e il tecnico Spalletti, per la regione Abruzzo il presidente Marsiglio e il sindaco di Castel di Sangro Caruso, è stato sottolineato che la convenzione Napoli-Abruzzo, inizialmente 6 anni più altri 6, di fatto sarà piena, cioè di 12 anni. Per la regione un investimento di lunga durata che costa 1 milione l'anno. Ed ora le voci della conferenza. L'Abruzzo è una regione che secondo me ha dei valori fortissimi e c'ha un territorio ricchissimo che bisogna far conoscere assolutamente agli italiani e anche all'estero. Quindi quest'anno noi abbiamo deciso di non andare a giocare le nostre partite come abbiamo fatto l'altro anno, che siamo andati a giocare col Bayern Monaco a Monaco e in altri territori. Abbiamo detto invitiamo nello stadio di Castel di Sangro 3 o 4 squadre. Ci saranno sfide importanti a livello europeo? Saranno delle sfide di livello. È come abbiamo sempre fatto durante i nostri ritiri. A chi ha detto e continua anche a dire che magari questo investimento così lungo sia un investimento in questo momento magari storico troppo oneroso, comunque sbagliato, cosa risponde? Che non sa di che cosa parla. Noi stiamo parlando di promozione del territorio, si chiama marketing e pubblicità. Tutti vedono e sentono su tutte le televisioni, su tutte le radio, le altre regioni quanto promuovono il loro territorio, e l'Abruzzo era spesso da questo punto di vista la Cenerentola. La promozione dell'Abruzzo attraverso i canali, non solo social, televisivi, la pubblicità che il Napoli Calcio può garantire a un pubblico di 80 milioni di tifosi certificati in tutto il mondo, è un momento preziosissimo per l'Abruzzo di potersi far conoscere, e quel milione speso frutta molto di più in termini di rientro. E questa sarà anche una bella prova della tenuta del sistema Castel di Sangro, Alto Sangro, per accogliere una grande quantità di turisti. Sì, senz'altro, sarà una bella sfida, sarà ovviamente anche all'insegna della prudenza e di quella che è la collaborazione istituzionale, soprattutto con le forze dell'ordine, con tutto ciò che verrà messo in campo, perché poi ovviamente i momenti più importanti, che saranno sicuramente le partite amichevoli, si possano svolgere nel miglior modo possibile, ma assolutamente in sicurezza, è quello che insomma si auspicano tutti, perché è di per sé un momento importante per una località turistica come la nostra, come il nostro territorio, come l'Abruzzo intero. Quindi non deve essere minimamente interessato da fatti di una negatività.